so se vuoi. Anyway now. Perché ti piace tanto, Amy? Mito. Io ho pochi miti. Ce li ho nella letteratura, ce l'ho nel cinema, ce l'ho nella musica. Amy è nella musica. Per me è una delle più grandi proprio. Perché è antica e moderna, perché è disperata, perché è vera, perché la sua voce era qui. Io ogni volta che sento questo pezzo, come tutti i suoi pezzi, ogni volta viaggio. La disperazione ha un suo fascino, è morta giovanissima peraltro, la disperazione ha un suo fascino su di te? No, veramente la disperazione mi fa schifo, cioè nel senso che vorrei evitarla, però non, invece mi ci imbatto molto spesso. Anche personalmente? Certo, sì, personalmente. Mi sembra una cosa anche molto umana, penso che è difficile trovare una persona che nella vita non sia mai stata disperata. Penso che sia, cioè la vorrei conoscere se esistesse, perché magari avrebbe dei fluidi positivi su di me. La disperazione è un fatto umano, non ha, sì, può servire agli artisti, si dice che gli artisti disperati siano quelli poi che producono cose di maggior pregio, io questo non lo so, può darsi, nella mia esperienza qualche volta la disperazione mi è servita, però mi è servito anche tanto il buon umore, mi è servito anche tanto andare a ridere con le persone con cui lavoravo, ridere, divertirmi, sentirsi a casa, che è una cosa difficilissima. È la comunità che aiuta? Beh, o l'amore o l'amicizia? L'amicizia, l'amore è una cosa esagerata, magari ci si potesse amare tutti, però volersi bene e starsi simpatici già mi sembra un buon inizio. Senti, hai detto di te questa frase che io trovo geniale, io sono sempre altrove rispetto al posto dove mi trovo, ma anche altrove non mi sentirei bene. Prima cosa, ora dove sei? Ci sei qua? Altrove. Presente, sei altrove, dove sei? Sarebbe bellissimo saperlo. Sono sempre un po' déplacée, spostata un po', capito? Spostata a destra, a sinistra rispetto al posto dove mi trovo. Però è un concetto più filosofico che reale da spiegare, perché è come se io vivessi un po' sempre in un sogno. Qualche volta è bello, qualche volta è brutto, in questo periodo non è tanto bello. Perché non è tanto bello? Perché? Indovina. Personalmente o per la situazione generale? Ma la situazione mondiale. Ma quando c'è una sola persona sulla faccia della terra che è infelice, tu non puoi essere felice. Qui ce ne sono milioni in questo momento di persone infelici. Quindi, vabbè, non precipitiamo subito nella famosa disperazione, appunto. Credo che ti è piaciuto molto questo. Ma sai, io poi penso che veramente vista da vicino la vita è una tragedia, vista da lontano è una commedia. Per cui se riusciamo un po' a distaccarci possiamo anche sorridere. Mi sembra che anche tu abbia detto la stessa cosa. Assolutamente d'accordo, ma secondo me neanche vista da lontano, vista da molto vicino, forse vista con la lente di ingrandimento fa ridere ancora di più. E quindi sicuramente io sono per un racconto della vita tragicomico. Ma mi interessava questa idea dell'essere altrove, cioè che vuol dire? È come se tu non ti sentissi presente a te stessa? Sono sempre un po' rincoglionita, come si dice. Cioè non mi sento mai veramente sul pezzo, capito? Sono sempre, anche adesso sto parlando, io non ho proprio idea di quello che sto dicendo, non so se gli altri che vengono intervistati sanno quello che diranno, si preparano, pensano, io no, io mi siedo sulla sedia e dico vediamo un po' che dico, perché non lo so, sono curiosa di sapere cosa andrò a dire. E ti osservi? No, non mi osservo per niente, no. Beh, poi la vita è altrove, lo diceva pure Milan Kundera, no? Un titolo di romanzo bellissimo. Uno spiccato senso dell'altrove. Bellissimo, va bene, perché poi magari ti aiuta a vedere le cose in un modo diverso. Però come vedi ci sono, insomma, ecco, non è che sì. Ci sono anche bella pronta. Bella, brava, pronta, come dice Marzullo. E anche veloce nelle risposte, quindi è tutto sotto controllo. Ti faccio subito una diagnosi, va tutto bene. Va tutto bene, sì. Senti, facciamo un excursus storico, dai, così è tutto più semplice. Partiamo da quando, ragazzina, sei andata via da Cava dei Tirreni. Perché l'hai fatto? L'ho fatto perché a 18 si può tutto. Anzi, avrei dovuto fare un salto più lungo, questo lo penso sempre. E dove volevi andare? Me ne sarei dovuta andare... Non lo so, in un altro paese, in Inghilterra, in Francia, in America, in Germania no. Sono i tedeschi che mi fanno sempre un po' paura. Tu sei troppo sud? So troppo del sud io. Ma neanche tanto, perché io sono una svizzera napoletana, cioè non ho proprio i classici comportamenti iconografici del napoletano classico. Sì. No. La macchietta la lasciamo a qualcun altro. E la tua famiglia com'era? Perché poi tu descrivi questa mamma come una mamma che purtroppo è mancata 3 anni fa, no? 2017, sì, come una mamma molto dura. Sì, durissima. Cioè? Era una donna infelice. Una delle donne più infelici che abbia mai conosciuto.
Quindi chiaramente vivere vicino a una donna molto infelice non è una cosa che ti fa bene. Quindi ho dovuto poi per tanti anni lavorare su di me per cercare di evitare di assomigliarle, evitare di incamerare, buttare fuori tutto quello che avevo incamerato da bambina, no? Era una donna infelice, non posso dire altre cose perché i suoi comportamenti erano quelli di una donna infelice che non ha avuto quello che voleva evidentemente nella vita. Fammi un esempio. Qual è? Per esempio mio padre. No? No, fammi un esempio, quali sono i comportamenti di una donna infelice? Va bene, mia madre era una che beveva e quindi per la maggior parte del suo tempo era altrove, ma non come me che sono invece astemia e altrove lucidamente. Lei era altrove come può essere altrove uno che chiaramente beve. E quindi, sai, lo sai, avrai conosciuto anche tu delle persone che bevono. Non è facile viverci insieme e crescerci da bambina insieme. Non capivo i suoi comportamenti, erano strani. E quindi ho dovuto a un certo punto arrangiarmi, insomma, in quei momenti in cui lei era lucida, parlare, cercare di parlare, in momenti in cui non era lucida, non capivo perché non era lucida, perché ero piccola, non riuscivo a capire perché, bla 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 bla. Una bimba che ha una madre che non riesce a comprendere, poi cresce anche lei con un'insicurezza e un'infelicità sì, di fondo. Sì, anche perché mia madre era così, mio padre non c'era, se n'era andato, quindi effettivamente io sono un miracolo di equilibrio, tutto sommato, nel mio squilibrio. Ne sono assolutamente convinta, Giuliana. Vediamo, così ricominciamo a sognare con te, una donna, Sibilla Aleramo, grande figura. Medioevo. Che tu interpretasti. Ah no, no, è medioevo, dai. È la nostra storia del cinema e della televisione, vai. Mamma, sono Lina, mi riconosci? Vado via, capisci? Vado a Roma. Qualcun altro che andava via, primo romanzo femminista, dico in italiano, perché non ti puoi vedere? Anche lì aveva una, lei era, però stranamente, vedi, io comincio, debutto a 19 anni, perché avevo 19 anni lì, con una madre, un rapporto con una madre un po' disfunzionale, insomma, che poi commette addirittura un suicidio. Quindi è la storia dell'Aleramo, un po' di questa Lina, un po' assomiglia anche alla mia storia, la mia madre non si è suicidata assolutamente. Ma poi vi siete parlate con mamma quando tu sei diventata adulta? Tu non gliel'hai mai detto? No, perché la situazione era sempre la stessa. Per cui era difficile, difficile. Io l'ho amata mia madre, l'ho amata, ma in un modo che chiaramente non so rintracciare in maniera lucida dentro di me, perché è stato tutto un continuo cercare disperatamente di avere un dialogo dove non era possibile. E sempre anche negli anni in cui sei diventata adulta? E sì, quando sono diventata adulta io ero felice che lei fosse felice del mio successo, questo mi dava felicità, che pur se non ci eravamo parlati io sapevo che lei godeva molto del fatto che io avessi successo, che vincessi i premi, che fossi stimata, lo so. Che poi mia madre era una donna colta, io vengo da una famiglia colta, quindi molte cose buone me la. Mia madre era un'anarchica fondamentalmente, questo po' di anarchia lei me l'ha lasciato dentro me, un po' il seme dell'anarchia. Che di per sé non è qualcosa di negativo, la anarchia, la libertà. Mia madre non era una conformista assolutamente, così come non lo sono io. E queste sono cose buone che mi ha dato. Poi mi ha dato un pizzico di bellezza, insomma un po' pizzico. Di cose che mi ha date. Molto un po' così tanto per. Un poco, sì. Cioè, non è un fishing for compliments, dicono gli inglesi. una cosa, tu pensi che tua madre ti abbia amato perché tu hai avuto successo? No, o ti amava comunque? No. Non era così brutta la cosa. Perché da come l'hai detto. Mia madre mi amava come può amare una persona che non sta bene. Che non sa amare, ma mi amava moltissimo, ero tutto per lei, così come mia sorella Teresa. E tu l'hai perdonata, quindi, anche se lei non era. Io ho perdonato tutti, io ho fatto proprio una. Sono una specie di, come si dice,
condono di tutto, ho condonato tutto. Condono tombale. Madre, padre, ho condonato tutti. Molto sano. Allora, torniamo a Roma, arrivi ragazzina, conosci peraltro Alessandro Haber, lo sai che ha detto, che tu ti leggo quello che ha detto in un'intervista alla Fialdini? Una donna che mi ha segnato è stata Giuliana Desio. L'ho segnato, lui era segnato già da un pezzo. Cioè? Era segnato di suo. Tu, non è colpa tua. No. Perché ti attribuisce questa, questo peso, lui questa dice pesantezza? Che io sono stata il grande amore della sua vita, e questo è lusinga, ma lo dice a tutti, lo dice da 40 anni a tutti, la gente non ne può più risentire questa storia. Temo che non sia reciproca per come tu lo dici. No, non sto lì a dire tutte le volte, insomma, che ho amato Haber, anche perché avevo 18 anni, insomma. Mm. Tutto quello che avviene prima dei 20 non fa testo. Va in prescrizione subito. Senti, va bene, dai, allora vediamo invece chi è stato davvero un grande amore della tua vita, Elio Petri, e lo vediamo nel film che hai girato, nello sceneggiato, anzi, che hai girato appunto con lui, Le mani sporche. Credo di essermi innamorata. Può fare di me quello che preferisce, qualunque cosa succeda io non avrò riproveri da fare. Quando ti baciano ti viene da ridere. Sei frigida. Dicono così. E tu che ne pensi? Non lo so. Proviamo. Allora. Non sento voglia di ridere. Però Mastroianni, io non invidio mai nessuno, però la frase si può dire, Mastroianni te lo invidio, aver baciato Mastroianni. Io pure me lo invidio molto pure io, cioè? Se mi facessero di uomini così. Vero? Mamma cosa aveva mia. Di particolare rispetto agli altri? Non lo so, era un uomo. Era un uomo. Punto. Era simpatico, era sempre sdrammatizzante, non se la menava, era spiritoso, era anche colto abbastanza, anche perché tutte le frequentazioni, tutte le cose meravigliose che aveva fatto, i grandi intellettuali che aveva frequentato, insomma, tutto risuonava dentro di lui. Era una compagnia gradevolissima. Gradevolissima, nonostante sì. Fosse tanto più grande di me, perché chiaramente io ne avevo 20, lui ne aveva, non so quanti ne poteva avere, 55, forse all'epoca 60, non so, però per me era ancora un uomo molto molto desiderabile. E peraltro tu però ti innamori non di Mastroianni ma di Elio Petri. Sì, perché lui era il regista. Anche lui molto più grande di te. Molto più grande di me, anche lui aveva l'età più o meno aveva 53 anni. Sì, mi innamoro di lui e vabbè, e lì comincia tutta un'iniziazione alla vita bella, nel senso che alla vita intellettuale, alla vita non solo intellettuale, però molto di quello che io sono dal punto di vista così intellettuale lo devo a quello che mi ha insegnato lui, perché io era un periodo che frequentavo gente che mi faceva crescere. Istintivamente li ho cercati, li ho trovati, sono stata fortunata, non so, io ho avuto la fortuna di essere amica e lavorare con i grandi del cinema, i grandi intellettuali di quegli anni, che poi sono morti subito dopo, nel senso che io sono una generazione per cui li ho presi proprio di striscio. Certo, come Cini, Monicelli, Bert Mueller, che è ancora viva. Sì, no, certo, anche Michele Placido, ovviamente, Rizzani, Placido, Giannini, certo. E poi quelli più giovani, della generazione più giovane, cioè i Nuti, Troisi. Peraltro con Nuti vinci il primo Davide Donatello con Io chiaro e l'oscuro. Che vedremo sicuramente. Eccolo qua. Siccome siamo banali. Ma che cos'è quella roba? Che serve? Questa? Questa è la stecca da biliardo, la mistecca. Se avevo lei stasera, vabbè, ma questo è un altro discorso. Ah, scusa, io non me ne intendo, ma non sono di legno le stecche? Le stecche ce ne sono due tipi, di legno e d'alluminio. Io preferisco l'alluminio. Cioè, oddio, la stecca di legno c'ha più cuore, c'ha più anima, è più passionale, sanguigna. Infatti, quando tu colpisci la palla, la stecca di legno, no? Tu senti e fa toc. E si sente lì un toc più toc, capito? Mentre la stecca d'alluminio sta lì,
più fredda. Non ti dà troppa confidenza. Sta lì e ti guarda e soprattutto pensa. Vediamo che fa questo. Però se tu riesci a conquistarla, non ti molla più. Cioè, per spiegarti meglio, la stecca di legno c'ha il suo cuore, mentre la stecca d'alluminio vuole il cuore e tu ce lo metta a te. E tu giochi sempre a biliardo? Sempre. Quando non lavoro, gioco. E quando lavoro, ci penso. Oggi c'è qualcuno con cui ti piacerebbe lavorare? Tanta gente. Tipo? Ma sai, è brutto fare i nomi dei registi, perché quelli bravi li sappiamo tutti chi sono, quelli bravissimi. Io ho tante curiosità, perché potrei fare il cinema comico, potrei fare il cinema drammatico, potrei fare il cinema d'autore, come il cinema più pop. Oddio, oggi parlare di lavoro in questo momento mi sembra anche una cosa un po' anacronistica, perché in questo momento io sono disoccupata. Cioè, io sono da un anno, non lavoro, perché stavo facendo uno spettacolo meraviglioso con Isa Danieli che si chiamava Le Signorine, di cui spero che abbiate una clip. Sì, la vediamo dopo. La vediamo dopo. Che stava allietando decine e decine di migliaia di persone in giro per l'Italia. E poi la catastrofe. Peraltro tu sei stata una delle prime, dei primi personaggi famosi, purtroppo ora la lista è molto lunga, ad ammalarti di Covid. Sono stata la prima ad uscire fuori a dirlo. Ma perché l'hai fatto? Ma non ci ho pensato, era una notte che ero chiusa in ospedale, disperata, erano 16 giorni che non mi facevano più uscire, ero in claustrofobia, ero in attacchi di panico, avevo bisogno di comunicare, mi ha preso per un attimo il cellulare, perché neanche prendeva, e ho scritto questa cosa di getto alle 5 del mattino, di notte, che poi non mi rendevo conto, poi il giorno dopo c'era su tutti i giornali. Ma l'avevi detto a qualcuno quando sei stata ricoverata? Beh, qualcuno degli amici intimi che parlavano con me al telefono, certo. Sì, quando potevo parlare al telefono, perché non sempre potevo. E per via della respirazione? Perché poi, avevo l'ossigeno notte e giorno, io sono stata in subintensiva. Col casco, col CPAP? No, avevo la mascherina fissa però. Perché mi sono aggravata praticamente mentre ero già ricoverata. Sono stata ricoverata con la febbre altissima, però non avevo ancora problemi di respirazione. Nel giro di pochissime ore i problemi di respirazione si sono aggravati e quindi rischiavo continuamente l'intensiva. Insomma, sono rimasta 15 giorni in bilico. Dove hai trovato la forza per resistere alla paura? Anche perché all'epoca il Covid era, cioè sembra un millennio fa, in realtà è poco, sono solo pochi mesi fa, no? Però nel frattempo abbiamo avuto un po' di conoscenze, quindi diciamo sappiamo più cose. All'epoca era veramente un mostro che arrivava e non sapevamo cos'era. No. Quindi tu mi hai detto giustamente, ovviamente ho avuto paura, ho avuto attacchi di panico. Hai avuto anche coraggio? Io penso di essere stata coraggiosa, ma d'altra parte che cosa può fare una persona in quella condizione? Cioè ci devi stare. No, pensieri positivi. Non arrivava mai? No, i pensieri, guarda, è brutto dirlo, ma veramente mi svegliavo nella disperazione, nel panico, e mi andavo a dormire nel panico, perché nessuno veniva, perché il protocollo non lo permetteva, quindi nessuno veniva. Io ero sola con i miei pensieri, con la mancanza di respiro, con la febbre alta, perché poi per un po' di giorni avevo anche, quindi insomma, un senso di malessere, di spossatezza e di incertezza sul mio futuro. Però era tutta la mia concentrazione era volta a mantenermi in equilibrio, a non precipitare in un attacco di panico senza via d'uscita. Quindi è stata tutta una lotta con il mio cervello, con la mia testa, per cercare di spostare i pensieri terribili verso pensieri meno terribili, per poi ritornare ai pensieri terribili e poi andare a... Lo sforzo sovrumano. Io sono uscita da lì che ero mentalmente distrutta, più che fisicamente. Hai avuto anche... pensavi di morire? Sì, pensavo di morire, sì, pensavo di morire, non lo pensavo in maniera adesso forse muoio, non pensavo così, però tutto il mio corpo era in allarme e anche la mia mente era in allarme. E ti sei detta se esco da qui faccio qualcosa che poi hai fatto? No, io se esco da qui respiro l'aria, vado a casa e posso uscire da una stanza per andare in un'altra. Per me la felicità del lockdown dopo l'uscita da lì è stata, gli altri si sentivano in trappola, io mi sentivo libera perché io ero stata chiusa in una stanza, mentre invece a casa mia potevo uscire da lì. Uscivo dal salotto, tornavo in camera a letto, andavo in cucina, andavo nell'altra stanza, ero pazza di felicità. Che cosa ti ha lasciato dal punto di vista fisico e psicologico soprattutto il Covid? Insicurezza, un senso di grandissima insicurezza, sì. Io non sono più, non è che sia mai stata una persona molto sicura, però di alcune cose, di alcune piccole cose ce l'avevo le mie sicurezze, adesso non c'è più nessuna sicurezza.
Non si vive bene, lo sai, nessuno di noi sta vivendo bene questa cosa. C'è chi riesce a fingere meglio, c'è chi è più fortunato, che ha mantenuto magari il proprio lavoro, per cui può almeno la mattina uscire e andare a rendersi utile, a cercare di rendersi utile per se stesso e per gli altri. C'è chi, come noi, la nostra categoria, ha perso il lavoro a tempo indeterminato, da più di un anno, noi non possiamo... i teatri sono chiusi e... C'è stato un momento che veramente è stato molto ingiusto questa cosa, perché so io la disperazione che c'è in giro, però c'è una disperazione in tanti campi. C'è pure chi dice, chi ha avuto il Covid, col quale parliamo, no? Dice però questa cosa mi ha fatto rivedere le cose importanti della vita. Ma io già le conoscevo le cose importanti della vita, quali erano. Anche perché non io mi serviva il Covid, non dici mi serviva tu. Il Covid, francamente. No, io veramente avevo già avuto anche una malattia bruttissima che mi aveva portato vicino alla morte tanti anni prima, quindi l'avevo già fatto questo processo di spiritualizzazione in un certo modo. Avevo cominciato a pensare un po' più in grande dopo aver toccato la morte, questo già tempo prima, quindi quando sono arrivata al Covid ero già temprata. Abbastanza temprata. Quali sono le cose importanti della vita, allora, diciamolo? Per te, ovviamente, poi ognuno ha le sue, immagino. Io ti posso dire quelle che sarebbero state importanti per me, ma che non ho avuto. Io avrei voluto un figlio, uno, non più di uno, non ce l'avrei fatta, forse più di uno. Perché non ce l'avresti fatta? Ma perché due, non so, mi sembrano tanto impegnativi, non lo so. Comunque avrei voluto dei figli. E invece sono stata sfortunatissima perché la salute non me l'ha permesso. Li ho persi, ne ho persi tre, quindi insomma... A questa cosa io penso ogni tanto e mi fa rabbia perché avrei voluto un figlio. Avrei voluto anche una famiglia, magari non una famiglia tradizionale perché non sono un tipo insomma tavolino bianco, però avrei voluto un compagno, un figlio, insomma un po' di gente intorno che mi appartenesse. Che ti appartenesse? E a cui io appartenessi. Hai bisogno di questo legame di appartenenza? Beh, certo, chi è che non ha bisogno dell'appartenenza? Io purtroppo... no. Ah no, davvero? Zero. Bello. No, vabbè. Parlami di te. No, vabbè, dopo sì, ci prendiamo, ci vediamo. Ti prego. Posso neanche dire ci prendiamo un aperitivo, perché tanto chiude tutto alle 18. Alle 5. Ci telefoniamo. Va bene. E chiacchieriamo. No, però è interessante. Io devo dire, penso anche un po' che alla fine la vita ci dà quello che abbiamo voluto. No, tu io non sei così convinta. Io penso di essere stata sono un po' in debito nei confronti della vita, o in credito, aspetta che non sei mai... credito. In credito, scusa, perché mi confondo sempre. E la parte di il maternage con chi lo eserciti, la parte materna, perché no, se tu volevi essere... non mi accorgo di esercitarla. Devo dire che ho tanti amici giovani, amici e amiche molto giovani, frequento molto i giovani. Ma non ho con loro un rapporto di tipo materno, non lo so. Gli faccio vedere delle cose belle, gli consiglio di leggere delle belle cose. Mi piace molto tramandare quel poco che ho saputo, che ho conosciuto nella vita alle persone più giovani, che non sanno quasi niente, perché sono molto ignoranti, bisogna dire. Addirittura. Andiamo allo specchio, vieni. Andiamo allo specchio? Lo sai che c'è uno specchio in questo studio? Sì, me l'ero scordato. Tanto siamo e che succede allo specchio? Ma nulla di grave, vieni. Siamo sicuri? Mi preceda, dottoressa Desio. Dove vado? Io alla poltrona da barbiere, allora vengo io avanti. Io cammino sempre molto veloce. Sono la disperazione di tutti i registi perché vado velocissima, insomma un po'. E io dove guardo? Un po' a maldestra, quindi volevo, diciamo, accompagnarti con leggiadria che non mi appartiene però, quindi. Perché non lo sono, ma è bello essere quello che si è. Allora, ti faccio vedere una lettera che tu conosci perché te l'ha scritta Elio Petri, in questa clip tratta dal programma Grande Amore di Stefano Bozzolini, la legge Giancarlo Giannini. Adriano. Ah, Adriano. Tutto quello che mi succede e che voglio che mi succeda è sempre sulla soglia dello scacco matto, della sconfitta. Non vorrei dire della morte, ma lo dico, del naufragio. Io ho deciso di conoscerti meglio e di innamorarmi di te proprio perché la mia vocazione allo scacco è infallibile, perché sapevo che tu saresti stata il mio ultimo scacco. Ti amo, ma nel modo mio, nel modo che mi detta il mio diritto allo scacco, e non voglio cambiarti. La morte è lo scacco definitivo. Questo è l'ultimo argomento. È il più triste di tutti. Che belle parole, anche se nella loro disperazione.
Che belle parole. Quando te l'ha scritta questa lettera? È una delle ultime lettere che mi ha scritto, però non era ancora malato. Lui, come una preveggenza, sì, quindi. Ne parlava continuamente e questo io gliel'ho sempre rimproverato, perché poi a un certo punto questa morte tanto evocata poi è arrivata nella forma di una malattia, che come se lui se la fosse un po' chiamata, perché era un uomo che aveva tanti dubbi, era un uomo intelligentissimo, era un uomo pieno di cose, pieno di influenze, pieno di interessi. Perché diceva che tu eri il suo scacco? Cosa vuol dire essere lo scacco di un uomo? Lo scacco, il fallimento. Perché? Perché lui dice un uomo di 50 anni che si innamora di una ragazza di 20 è già una scelta fallimentare. Perché non se la viveva? Era una bella passione, una questo grande è quello amore. Che dicevo io, e per questo noi litigavamo continuamente. Tu lo alleggerivi? Ma io avevo 20 anni, non potevo capire che cosa si muove dentro un uomo di 50 anni. La vecchiaia è fatta di tempo trascorso realmente. Cioè, un giovane non potrà mai capire cosa c'è nella testa di un sessantenne, di un cinquantenne. Non lo potrà mai capire, nemmeno se glielo spiega. E adesso che hai, quando insomma sei cresciuta, l'hai capito più lui? Adesso le capisco, io quando le leggevo queste lettere, le capivo che erano belle parole, ma a tratti anche non le capivo. Adesso capisco tutto. E mi sento molto molto vicina a lui, molto. In cosa soprattutto? In tutto quello che scriveva. Eravamo molto simili, però a me mi ci volevano degli anni per arrivare a capire quanto fossi simile a lui. Questo devo dire, in questo davvero sei in credito alla vita, perché perdere il grande amore della propria esistenza penso sia qualcosa di terribile. Tu come l'hai superato? Vabbè, avevo 20 anni, ci ho messo 3 anni, ho fatto analisi, ho preso farmaci, piangevo tutti i giorni, ho scritto un diario che è durato un anno e mezzo, per tutti i giorni scrivevo. Lo pubblicheresti? No, manco morta, non pubblicherei niente, io non pubblico, sono una che pubblica, non faccio dischi, non pubblico libri. Perché? Vorrei fare l'attrice, se qualcuno me lo permette. Ma come no? No, non mi piace. Vabbè, se il Covid prima o poi finirà, dai, diciamo così. E un'altra domanda, visto che l'hai provata, cos'è la passione, l'amore? Non so, mi hanno detto che vi siete persi in una pineta mentre chiacchieravate. Sì. Come lo proprio descriveresti? Un rapporto fatto di parole, di letture, di visione di cose belle, di visite in posti meravigliosi, di crescita nella passione, ma anche nell'intelletto, nella conoscenza. Quindi per te era con lui, che ricordiamo, grandissimo cineasta, premio Oscar. Era un uomo spiritosissimo, mi faceva ridere da morire, era un uomo spiritosissimo. Cioè non pensate che fosse un tipo pesante. Tipo, fammi una battuta. No, non lo posso fare, era proprio spiritoso, lui era buffo, aveva un meraviglioso senso dell'umorismo, del comico e del tragico insieme. E ti innamoreresti mai di un uomo più giovane? Sì. Ti è capitato? Sì. Ma io non mi sono fatta mancare niente, uomini di 30 anni più grandi, uomini di 20 anni di meno. 20 anni di meno, come si sta con un uomo più giovane di 20 anni? Ma io ho avuto un amore di un ragazzo di 20 anni, cioè no, di 20 anni, di 25 anni, io ne avevo 39, insomma, quindi comunque era parecchio più giovane. E sono stata bene, era un musicista, si chiamava Giuseppe, ci siamo tanto divertiti, siamo stati bene. E poi lui mi ha lasciato. Ci sei rimasta male? È un pochettino. Va bene, vediamo la seconda clip. Ma è proprio una giovincella. Tieni 25 anni. Vabbè, no, ma che. Ma che c'entra? No, questo non c'entra niente, perché l'importante è che è una brava ragazza. Sì. Ma scusa, no. Ma perché dici così, scusa? Ma poi posso fare. Ma perché chiagniamo? Oh, stai chiagnendo. Che chiagni sei pazzi. Ma non devi piangere, ti faccio vedere che è una brava ragazza. Poi scusa, tu posso fare una domanda, sì. Con te è brava? È brava. Quindi ti faccio vedere che non lo fa per i soldi. No, amore. Questa è la Le Signorine. Sì. Che noi ti auguriamo davvero, non solo per te, ma per tanto, tutti noi, che ritorni perché presto in scena. Era uno spettacolo che portava tanta gioia, la gente rideva a crepapelle per tutto il tempo. Tu per cosa ridi oggi? Ah, sono poche le cose che mi fanno ridere. Dimmene una. Non lo so. Non, come non lo so? Non lo so, non, mi deve succedere qualcosa all'improvviso, che mi deve essere qualcosa di inaspettato. E che cosa ti rende felice? In questo momento poche cose veramente, cioè in questo momento vorrei tornare a lavorare. Sì, certo, vabbè, diciamolo questa cosa, va. Mi piacerebbe innamorarmi.
Perché non succede, perché lo so. Perché non succede? Ma no, ma è una cosa che non può succedere più ormai. Perché? È finita. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Allora facciamo una cosa. Come lo vuoi? No, come lo voglio non vuol dire, cioè deve essere un'epifania, un'apparizione, cioè è un'apparizione. L'uomo della tua vita è una della tua vita, l'uomo dei certo, di cui ti innamori, di cui ti innamori. È un'apparizione. Sempre amore a prima vista? Non è a prima vista, però insomma già dopo un giorno, due, tre che l'hai conosciuto tu cominci a capire che ci stai pensando, cominci a capire che è una persona che... Ma sono 20 anni che non mi succede più, per cui... Io penso che un uomo con te vive un po' in un meccanismo di sfida, perché sei una donna troppo complessa, no, adesso non cominciamo con questa storia della donna complessa, per favore. Non sei complessa? Non sono complessa. Sei semplicissima. Non sono complessa. Dov'è la macchina? Non sono complessa. Vai. Non sono complessa, non sono né complessa né complessata, non ho niente di tutto questo. Sono una persona che può anche far divertire un uomo, che può farlo star bene, e lui deve far star bene me. Nel rapporto sono mite, odio le coppie litigiose, le detesto, cioè non litigo mai. Quando vedo quelle coppie che stanno sempre a litigarsi, a beccarsi, mi viene una tristezza proprio nell'animo, così. Quindi, vabbè, spot. Se volete. Noi portiamo fortuna. Giuliana, sì. Per cui io porto fortuna, perché poi sono sempre positiva, e quindi magari ci ritroviamo. Ma sì, è vero, le coppie che litigano, poi soprattutto di fronte agli altri, litigate a casa vostra, giusto? Sì, ma anche no, anche non litigare. Dai, l'ultima clip, questa è divertente. Siamo amici da tanto tempo e in nome dell'amicizia io voglio annunciare a tutta Italia quello che nessuno ha mai detto, e cioè che se io faccio teatro è tutto merito tuo, o colpa tua, insomma, per cui ti voglio ringraziare pubblicamente. E ti ho conosciuta con una gamba rotta, poi hai esplorato ogni tipo di infortunio, per cui ti auguro di non esplorare più questo mondo, ma di continuare nella tua attività che svolgi così bene e con tanta passione. Amore mio, Elio, ti amo. Cosa ti vi adoro. Unisce? Lo adoro. Abbiamo fatto 3 anni di tournée insieme in uno spettacolo con la regia di Lina Wertmüller che si chiamava Storia d'amore ed anarchia. E abbiamo vissuto 3 anni insieme e questo ci ha legato per sempre. Io lo considero uno dei miei più grandi amici. È un uomo anche lui molto interessante, molto. Nella vita salva più l'amore o l'amicizia? L'amicizia. Grazie Giuliana Desio.